Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione, rassegna stampa di questo venerdì 23 febbraio 2018, ben ritrovati da Giacomo Bianchi. Rassegna stampa che come sempre apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani di Bologna, partiamo dal Resto del Carlino che in fotonotizia di prima pagina titola inchiesta sulle COP, crack COP costruzioni e Cesi, due fascicoli in procura, lo spettro della bancarotta. E poi nel taglio laterale la cronaca, la Mercedes di Keita, giocatore del Bologna in una dodicenne, non guidavo io, dice lui, è stata la fuga dopo l'incidente. E poi ancora il maltempo, neve e ghiaccio, giornate di passione, disagi in Appennino, tempo da brividi, dovrebbe continuare a nevicare nella mattinata di oggi e poi solo la pioggia nelle prossime ore nella città di Bologna, invece neve intensa sugli Appennini e nelle zone collinari. Ci torneremo dopo con l'approfondimento del Resto del Carlino. E poi ancora la cronaca, sempre sulla prima pagina del Resto del Carlino di Bologna, Derrano ha detenuto, la Mucci si difende e poi il Teatro delle Vittorie intitolato a Ballandi a Roma, tutto questo a pagina 25. Si rimane ancora sulla cronaca, pagina 6 e pagina 7, spaccio in zona universitaria, decapitata, banda di tunisini, 5 misure cautelari, altri 2 sono invece ricercati. Prima pagina invece del Corriere di Bologna, il muro del PD contro Berlusconi, Del Rio dice lui che parla di valori, la campagna dei partiti, Lepore fa la Cassandra, dice vincere sarà dura. E poi ancora Rita Ghedini di Lega Coop, liberi nel voto ma il Jobs Act deve rimanere. E poi senza gli sgravi persi 13.000 posti fissi, lavoro, i dati del 2017. Fotonotizie di prima pagina dedicate ancora alla cronaca, strade pericolose, il rosso-blu dice non ero sull'auto, 12 anni investita, coinvolto Keita. E poi le multe, il risveglio anti-telefonini. Droga, chiuse le case dello spaccio, zona universitaria, scoperti i covi, l'inchiesta contestata l'associazione. E poi ancora le accuse, bufera Cineca nella causa civile, pure trasferte e benefit sospetti. Si parla ancora di notizie, sulle notizie della città di Bologna, nidi, il comune raddoppia con i privati, più risorse anche per attrarre famiglie meno agiate, rette, nuove detrazioni fiscali. E poi ancora colpa della metropoli, scuola, rifiutati 62 aspiranti meccatronici ed è polemica. Nel taglio superiore, sempre della prima pagina del Corriere di Bologna, Fontana mette a nudo i non leader politici, parla il direttore del Corsera e questa appunto è la prima pagina del Corriere di Bologna. Prima pagina di Repubblica invece che titola Fratelli Savi, la pena è unica, il carcere non più, uno bianca dopo le polemiche abbollate, Roberto è stato trasferito lontano da Fabio. Questo è quanto viene riportato in prima pagina su Repubblica Bologna. Fotonotizia di prima pagina invece dedicata alla politica, Errani, l'intervista ad Errani che dice, a Vasco Errani che dice Prodi, Casini e la mia sinistra senza imbarazzi, approfondimento a pagina 3. E poi in primo piano le brevi nel taglio laterale di Repubblica, la prima pagina di Bologna, i tormenti di Lepore tra PD e Labas e poi informatici con sponsor alla mercanzia. E poi ancora Antonietta sul parco e nei cortei e poi si torna sullo sport. Avanti con Bigone e Donadoni, la continuità vale, parla Claudio Fenucci che dopo andremo a sentire. Ma noi rimaniamo sulla cronaca perché l'operazione Alfa 31, spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri Valerio Giardina, ha permesso con intercettazioni ambientali e telefoniche e videosorveglianza di scoprire l'associazione che ogni mese spacciava 1,8 kg di droga tra eroina e cocaina. Andiamo a sentire appunto le parole del comandante provinciale dei Carabinieri, Vincenzo Giardina. Che ci ha completamente soddisfatti, ovviamente siamo determinati ad approfondire le tematiche criminali che abbiamo documentato e che ci permettono per la prima volta dopo molti anni di poter affermare che piazze tradizionali di spaccio degli stupefacenti di Bologna, incluse nel centro storico, quindi da Piazza Verdi, via Petroni, via Zamboni eccetera, sono di fatto state in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, sottoposte al controllo di una banda strutturata di cittadini extracomunitari nordafricani ai quali è stato contestato il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Questo gruppo, come tutte le associazioni criminali, può contare su un territorio sul quale esprimere le proprie condotte criminali, su tre basi logistiche specificatamente che sono state appunto individuate grazie alle attività tecniche, in
intercettazioni tra presenti e pedinamenti, nonché attività di videosorveglianza che il procuratore di Bologna, dottor Amato, ci ha consentito di sviluppare. Ecco, la novità è il quadro, il contesto nel quale si muovono i singoli spacciatori, che evidentemente non si muovono in modo disarmonico, ma evidentemente vi è una regia unica che in questo caso noi siamo riusciti a dimostrare e che permetterà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di sviluppare al meglio anche a tutte le altre forze di polizia impegnate sul territorio, ovviamente le attività anche di prevenzione. Andiamo all'interno del resto del Carlino, pagina 2, il crack dell'edilizia, Coop Costruzioni e Cesi sotto indagine, due fascicoli in procura, inchiesta a 360 gradi, sulle gemelle in liquidazione coatta, lo spettro della bancarotta, come furono utilizzati i fondi concessi da Lega Coop nell'ultimo periodo alle Coop, ombra della bancarotta preferenziale, questa è l'inchiesta del resto del Carlino. I piccoli creditori poi dicono: per noi non è rimasto un euro, pagati solamente i grandi nomi, agli altri invece il nulla assoluto. La posta in gioco, infatti, il totale queste imprese avanzano la bellezza di 7,8 milioni di euro. Pagina 4 e pagina 5 dedicate, come detto, al maltempo, nevicate e temperature polari. Da lunedì il termometro in città potrebbe scendere fino a meno 12 gradi. La Coldiretti dice: il gelo improvviso mette a rischio alberi da frutta e ortaggi. Dalla Siberia arriva il gelo, si chiama Buran, è un gelido vento proveniente dalla Russia, caratteristico delle steppe, spesso è accompagnato da bufere di neve. C'è qualche numero legato a questi giorni: 40 cm di neve caduti ieri nelle località più alte dell'Appennino, si arriverà fino a una minima di meno 12 gradi a partire da lunedì prossimo, e invece sono i 2 i metri di neve attesi al comprensorio del Corno alle Scale. Questo è quanto riporta ancora il resto del Carlino. E il Corno sempre più bianco, appunto, attesi 2 metri di neve, poi generatori di monzuno, misura preventiva di ERA per evitare appunto le interruzioni continue che sono verificate purtroppo in alcune situazioni, e poi ancora Monghidoro e vigili del fuoco al lavoro per gli alberi che sono caduti. In Balsamoggio invece la Materna è stata chiusa per a norma di sicurezza. Pagina 6, pagina 7, si va sulla cronaca, lotta alla droga, decapitata la cupola tunisina dell'eroina, 5 le misure eseguite per associazione a delinquere dai carabinieri. Il sodalizio gestiva lo spaccio in centro e aveva la base in via 100-300, stiamo parlando dunque della zona universitaria. La dose come affitto: il gruppo criminale pagava l'affitto dell'appartamento in via 100-300 regalando alla coppia una dose al giorno. Parla poi il procuratore Amato, che dice: puntiamo a chi comanda, andare oltre i singoli casi di spaccio è quello che bisogna fare. Sono riportati ancora qualche numero in merito a quello che abbiamo sentito anche prima dal comandante Giardina: un sodalizio gestiva 1,8 kg di eroina al mese, i carabinieri del comando provinciale negli ultimi 12 mesi hanno arrestato 270 persone per spaccio, mentre 80 sono state denunciate, e appunto sono 3 gli appartamenti utilizzati dal sodalizio che è stato smascherato. Questo è riportato ancora sul resto del Carlino. Si rimane sulla cronaca anche a pagina 8, perché caso Keita, il pallone baccato, titola appunto il resto del Carlino: auto investe 12enne e fugge, nei guai check Keita, il difensore del Bologna. La Mercedes del difensore rossoblu, protagonista di un incidente a Borgo Panigale. Lui dice: non guidavo io, il giocatore ha sostenuto che al volante ci fosse un amico e non lui. La dinamica e le testimonianze riportate a pagina 8: dall'auto dopo l'impatto sarebbe scesa una persona per soccorrere la ragazzina investita, la vettura sarebbe poi ripartita, tornata solamente dopo un quarto d'ora. Keita sostiene di aver prestato la vettura ad alcuni amici. Cittadino cronista, continua l'approfondimento e l'inchiesta del resto del Carlino, con tutte la possibilità di mandare alla redazione del Carlino gli interventi da parte dei cittadini. Via Masi, via Santo Stefano, è la strada ridotta a piscina, e c'è una fotografia di quello che succede. Invece in zona Savena, 2 poltrone per tutti in via Ghirardini, via del Pallone, via zona San Vitale, i graffiti della zona universitaria, e poi ancora via Tiarini, alla Bolognina, dove l'inciviltà regna sovrana, i sacchetti dell'immondizia fuori dagli appositi contenitori, e poi ancora piazza Volta, parcheggio selvaggio in zona Saragozza. Questo è riportato a pagina 9.
Continuiamo con il resto del Carlino, pagina 12, verso il voto, si parla di politica, Lepore chiarisce pieno sostegno al PD, l'intervento dell'assessore all'assemblea con l'Abas, lì c'è alleanze difficili, il populismo di sinistra di De Magistris non è la risposta a questa destra e poi ancora sentirsi al sicuro, i sindaci si facciano sentire perché l'ordine pubblico oggi è fuori controllo, questo riportato ancora a pagina 12 per quanto si riguarda la politica. Luciano Bacciglieri sta meglio, aggressione al leghista no, un semplice malore, riportato anche questo, e poi soldi ad un detenuto, la Mucci si difende, un atto d'amore alla pannella, le condizioni erano disumane, spirito radicale, dice se è servito per parlarne ben venga, conosco l'uomo, le viene chiesto, dice ero in visita per tutti, questo ancora per quanto riguarda primo piano, pagina 13. Arriva il City Red Bus a Bologna, due piani e wifi, arriva anche il nuovo trenino per San Luca, dopo andremo a sentire le parole del presidente di City Red Bus Paolo Bonferroni, che ha parlato ieri ai nostri microfoni, è partito l'autobus a due piani coperto nella città di Bologna, e poi ancora pagina 17, trapianti, quattro interventi in un giorno, maratona di operazioni a Sant'Orsola, c'è anche l'impianto di un polmone. Grandi professionisti al lavoro, l'equipe del dottor Cescon ha concluso anche un trapianto di rene da vivente. Si rimane ancora sulla cronaca, cerca di rapinare e butta a terra una ragazza, un 18enne è stato arrestato, decisivo l'intervento dei passanti e della squadra mobile, questo viene riportato ancora per quello che riguarda la cronaca. Provincia di Bologna, San Pietro, in Casale, anziana truffata dal falso vigile, il finto agente e un complice hanno rubato oro e soldi. Il marito della donna dice i due delinquenti erano molto gentili, mia moglie si è fidata vedendo che uno di loro indossava la divisa. E poi ancora malalbergo, rissa fra donne, nei guai un fidanzato, l'uomo ha aggredito una testimone e i carabinieri. Andiamo su Casalecchio e Valsamoggia, Rembrandt, le luci e la luce, le incisioni, e la mostra dei valori e dei lavori, scusate, del maestro arriva a Cala Ghironda a Zola Predosa, previsti percorsi didattici con esperti e la governante guida nello studio del pittore. San Lazzaro e Valle dell'Idice, poi a Castenaso Prata è l'assessore al progetto fusione, delega a sorpresa per il consigliere convertito. Questo è quello che riguarda la zona di San Lazzaro e di Valle dell'Idice, poi ancora in pianura, Castelmaggiore, i carabinieri vanno in cattedra al Keynes, lezione di etica dell'investigazione con il RIS, questo è l'interno del resto del Carlino. E continuiamo con la produzione, il lavoro della redazione di ieri di Nettuno TV, perché ieri mattina è stata presentata presso il Policlinico del Sant'Orsola la nuova palestra per la riabilitazione dei trapiantati. Ai nostri microfoni ha parlato la direttrice generale del Policlinico del Sant'Orsola, Antonella Messori, appunto, ha parlato al microfono di Francesca Bolognini. Si tratta prima di tutto di una bellissima donazione, una donazione che è stata fatta da un'associazione in ricordo di Yuri Bernardi, un ragazzo morto nel 2006 a seguito di un incidente stradale, la cui famiglia generosamente ha dato l'assenso per la donazione degli organi e che dal 2006 a oggi è rimasta legata al Sant'Orsola, è rimasta legata alla chirurgia dei trapianti e ai suoi operatori, e ha portato nel tempo a donarci delle attrezzature che sono state collocate all'interno del reparto, di fatto dividendo a metà il soggiorno del reparto per dare la possibilità ai trapiantati, ovviamente accompagnati dai nostri fisioterapisti, di come dire, riprendere le loro attività, le capacità motorie dopo il trapianto. Che tipo di passo avanti è avere questi macchinari all'interno del reparto? Cosa porta di positivo? Beh, di positivo porta ovviamente un supporto ad un'attività, quella appunto di riabilitazione che già in precedenza era presente, ma che consente di realizzarla all'interno del reparto, e questo sicuramente favorisce molto il percorso dei pazienti. Che tipo di strumenti, diciamo, ci sono? Allora, gli strumenti li vedete, c'è una cyclette, c'è una pedana, c'è un'altra attrezzatura che consente attivazione di muscoli e di attività motoria, quindi insomma sono delle attrezzature relativamente semplici, non troppo ingombranti, ma che consentono comunque ai fisioterapisti di accompagnare i pazienti in diversi percorsi di riabilitazione.
Andiamo all'interno del Corriere di Bologna, che parte con la politica, pagina 2, in primo piano, verso il voto. Il PD stoppa Silvio sui valori perduti, armonia sociale, questa è l'Emilia. Il governatore dice: qualcuno dica a Berlusconi che questa è la regione che da 3 anni cresce più di tutte. Stefano Bonaccini dice: riporteremo l'Emilia Romagna e alla piena occupazione. Ed Ernesto Carbone parla di comunisti perché ha alleati vicini ai fascisti, questo è riportato sul Corriere di Bologna. Pagina 3, il voto dei cooperatori è libero, il Jobs Act non deve scomparire, la presidente di Legacoop Ghedini, i governi Renzi e Gentiloni dice potevano fare di più. Vedo che con l'avvicinarsi delle elezioni siamo diventati meno antipatici anche a chi ci metteva all'indice. Questa è l'intervista, pagina 3, sul Corriere di Bologna. E poi ancora i dati regionali dell'osservatorio sul precariato, 1000 posti fissi in meno al mese nel primo anno senza gli sgravi, questi sono i dati riportati sul Corriere di Bologna. Trasferte, carte di credito e benefit, il tribunale, la battaglia del Cineca, nuove accuse agli ex manager nella causa civile, la difesa dice solo una ritorsione, il legale di Ravaioli parla dicendo hanno cercato di toglierlo di mezzo, descrivendolo Kion come un carrozzone. E poi ancora in breve sulla pagina 4 per quanto riguarda la cronaca, i Savi di nuovo divisi, Roberto via da bollate dopo le polemiche, e poi ancora Igor, una serata musicale per ricordare le vittime, invitati Morandi e Carboni il 28 aprile alle 20:30 al Teatro Corso Orziale di Budrio. Ancora la cronaca, pagina 5, covi e laboratori per rifornire Piazza Verdi, smantellata da procure e carabinieri, una banda di tunisini che gestiva lo spaccio di eroina e cocaina, la base logistica in una casa affittata in via 100-300, le mani su zona universitaria e montagnola, questo che abbiamo già sentito anche le parole di Giardina in precedenza. Andiamo a pagina 6, accesso ai nidi dal comune più soldi per i posti nei privati, la vicenda, quest'anno il comune ha sperimentato un sistema di convenzionamento con i privati che prevede un contributo di 300 euro per ciascun posto a patto che applichino una rete il più possibile vicina alla tariffa comunale massima, quindi queste agevolazioni sono state fatte per i nidi. Anniversario della mostra, Ante è una festa per i 40 anni dei suoi medici senza camera, è riportato a pagina 6. A pagina 7 invece si rimane sulla cronaca, 12enne investita, coinvolto il terzino rosso-blu Keita, incidente in via Emilia Ponente, l'auto va via e poi torna, la giovane in ospedale, ma lui dice non guidavo io, questo è quanto riportato da appunto anche sul Corriere di Bologna. E poi disagi contenuti dopo la neve, ghiaccio, gelo siberiano, in Appennino previsti 60 cm di neve, e i dati per quanto riguarda ancora la viabilità in città, risveglio civico, non solo bici, stangato chi guida e telefona, 3 mesi di campagna, 5 multe al giorno per lo smartphone. Pagina 8, l'economia, mancano gli informatici, ecco 300.000 euro per 100 borse di studio dalla Camera di Commercio. E poi al Majorana, il Majorana contro la città metropolitana, rifiutiamo 62 studenti, scuola di meccatronica, servono certi tipi di investimenti, questo viene riportato a pagina 8 sul Corriere di Bologna. Lo sport, sempre sul Corriere di Bologna, Donadoni ha il contratto e rimane, Bigon, risultati buoni, rinnoviamo, le parole di ieri dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che dice stanno raggiungendo i traguardi richiesti, i fischi non aiutano le prestazioni della squadra, questo parte delle parole di Bigon. Collina tira da 4 in maglia Virtus, ieri sera è stato ospite del programma su Sky, e poi c'è Cattelan, e poi si parla ancora della gara del Bologna contro il Genoa, si giocherà domani alle ore 18, Ballardini, qui la retrocessione, a Genova invece un'impresa ha rivoluzionato il Grifone che ora va come un treno, il suo Bologna invece era un caos, questo è l'interno del Corriere di Bologna. Torniamo sulla produzione di ieri di Nettuno TV, e allora è stato inaugurato il nuovo Open Bus Bipiano City Red Bus insieme ai nuovi servizi di trasporto pubblico nella città di Bologna, in particolare nel centro storico. Ce ne ha parlato il presidente di City Red Bus, Paolo Bonferroni, nell'intervista di Leonora Monari. Andiamo a sentirlo.
Non siamo riusciti ad acquistarli in Italia, a me avrebbe fatto molto piacere che ci fossero aziende italiane che, per produrre questi mezzi, ma purtroppo in Italia ormai non c'è più, è venuta a mancare una produzione e aziende che costruiscano questi autobus. Siamo dovuti andare a cercare in tutta Europa e l'abbiamo trovato in Turchia. È un mezzo Mercedes di altissima qualità, bene, Euro 6, quindi a bassissimo impatto ambientale, che presto vedrete girare su per le strade di Bologna. A differenza degli altri è un mezzo double deck, vale a dire a due piani, e quindi è un po' più alto degli altri, offre una visibilità veramente particolare. E però abbiamo dovuto coprirlo con un tetto in tutto trasparente per avere la tranquillità, essendoci a Bologna i bifilari del filobus, di non avere problemi sulla sicurezza. E poi magari aiuta anche dal punto di vista del tempo atmosferico. Certo, una giornata come oggi, come dicevo, noi rasentiamo quasi l'incoscienza a presentare un autobus open top in una giornata con la neve, però speriamo che sia ben augurato. Andiamo adesso all'interno di Repubblica Bologna. Lepore dall'Abas tra collettivi e PD dice non c'è più il partito forte. L'assessore prima ipotizza difficoltà di Renzi e dei suoi alle elezioni. Poi si corregge dicendo la priorità è comunque quella di vincere. E poi ancora la Lega frena la mozione Dem che nega gli spazi ai neofascisti. Borgonzoni, candidata e presidente di commissione, dice troppo sospetta la fretta del PD. Fino a dopo le elezioni non la metterò ai voti. Pagina c'è un'intervista a Vasco Errani. Casini, lontano dai valori e dai diritti di sinistra, difendo le mie idee senza imbarazzi. Una lunga intervista firmata da Andrea Chiarini a pagina 3 di Repubblica. Tra le altre cose Errani dice l'ulivo di Prodi non c'è più per le scelte sbagliate fatte, dal 5 marzo bisogna ricostruire una sinistra di governo. E poi ancora, se il Movimento 5 Stelle sul tema del lavoro darà indicazioni chiare, in discontinuità col Jobs Act noi di LeU ci saremo. Questo è parte delle parole di Errani. Pagina 5, 1 bianca, i fratelli Savi tornano separati in carcere, i parenti delle vittime dicono siamo soddisfatti, è stata cancellata una vergogna, i nostri morti non hanno benefici. E poi ancora in retroscena, vita da killer, Roberto, solitario e irriducibile, ecco perché è stato trasferito. Secondo il DAP, il detenuto ha rifiutato i progetti di reinserimento, il suo avvocato dice no, ha pesato la protesta dei familiari delle vittime, questo è riportato a pagina 5 su Repubblica Bologna. Allarmi informatici in fabbrica, si parla di formazione e lavoro, 300.000 euro in borse di studio, le aziende cercano 700 tecnici in più all'anno, la Camera di Commercio mette a disposizione un fondo per gli studenti. E poi ancora dalla Giunta, via libera, 120 assunzioni in arrivo ai nidi e alle materne, in autunno entreranno in ruolo 19 educatori e 80 collaboratori negli asili, più altri 21 per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Ante compie 40 anni, 12 mesi di feste ed incontri, a breve andremo a sentire anche le parole del presidente di Ante, questo viene riportato a pagina 6 e a pagina 7. Pagina 9, ancora la cronaca, ancora l'incidente di Cech Keita, dice un incidente con Giallo, non guidavo e non c'ero, investito una 12enne a Borgo Panigale, il giocatore rossoblù avrebbe prestato l'auto a degli amici, la ragazza in condizioni di media gravità, il terzino è tornato sul luogo dello scontro, dice ma non sono stato io. E poi ancora la cronaca, coca fiumi in Piazza Verdi, presi i signori dello spaccio, in un anno quasi 300 arresti. E poi l'intervista a Claudio Fenucci, Donadoni e Bigon avanti con loro, la nostra crescita è appena iniziata. Fenucci che dice vivo in città e non sento tutta questa depressione, poi la gente è libera di fischiare, magari però non al quindicesimo della ripresa, il che non aiuta. Questa è parte dell'intervista di Claudio Fenucci che ha parlato ieri a Casteldebole. Continuiamo con il lavoro redazionale di ieri di Nettuno TV perché, come abbiamo detto in precedenza, è stata presentata la campagna Medici Senza Camice, un anno di eventi e iniziative per celebrare i 40 anni di Ant che sono in partenza appunto lunedì 26 febbraio. Andiamo a sentire le parole della presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti.
27 febbraio, ore 18, in Sala Borsa, insieme al sindaco Virginio Merola, inaugureremo la mostra Medici Senza Camice. Questo è il concetto, è l'idea con cui noi andiamo a casa dei nostri assistiti. E i nostri medici sono ospiti nelle case del sofferente, vogliono star vicino alla famiglia che rimane al centro della nostra assistenza. Ant ha compiuto 40 anni, una strada lunga che ha permesso di cambiare quella che è la sanità pubblica. Se prima non si parlava di assistenza domiciliare, adesso è all'ordine del giorno nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, l'idea di garantire per i malati cronici l'assistenza domiciliare. Come sta procedendo il vostro lavoro? Anche quest'anno oltre quasi 10.000 sofferenti di tumore sono stati assistiti in tutta Italia, un modello che ha dimostrato di essere sostenibile, di garantire la qualità e anche la replicabilità, non è da poco. In una società in cui ci sono circa 170.000 persone che muoiono di tumore ogni anno, ancora moltissime, nell'ordine di decine di migliaia, non sono seguite nel setting corretto. Ecco quindi qual è l'obiettivo dei prossimi anni per la Fondazione Ant: cercare di sensibilizzare il pubblico su un modello che sia sostenibile e che possa garantire la salute a tutti come previsto dalla nostra Costituzione. Andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani nazionali, partiamo dal Resto del Carlino, fatto notizia di prima pagina che titola la migliore gioventù al Fiere d'Italia, 29 giovanissimi insigniti da Mattarella, premiati coraggio, solidarietà e inventiva. Ecco le loro storie, pagina 2, pagina 3 del Resto del Carlino. Nel taglio superiore le brevi che riguardano Bologna, l'auto di Keita investe una dodicenne, il calciatore dice non guidavo io e poi inchiesta sulle coppe lo spettro della bancarotta per quanto riguarda l'edilizia. Schiaffo di Juncker, l'Italia non avrà un governo operativo, Gentiloni si arrabbia, le borse invece calano e poi violenza politica, assalto a Casa Pound, agenti feriti a Torino, alta tensione, centri sociali scatenati. E poi ieri la presentazione della nuova monoposto della Ferrari, più rossa, snella e aggressiva, la Ferrari lancia la sfida alla Mercedes, ecco qui una foto della nuova monoposto. E poi nonna Irma, volontaria in Kenya, 93 anni, dice aiuterò gli orfanelli, approfondimento a pagina 13 del Resto del Carlino. Prima pagina del Corriere della Sera invece, Juncker spaventa i mercati, a Torino centri sociali contro Casa Pound, 3 agenti feriti negli incidenti, verso il voto tutto questo. Il presidente dell'UE dice l'Italia rischia un governo non operativo, poi frena e lo spread sale, questo è riportato sul Corriere della Sera. Fotonotizia di prima pagina che riguarda la Casa Bianca, incontro tra The Donald e una delegazione di sopravvissuti e genitori, stragi nei licei, America divisa, Trump pensa di armare i professori, poi fa un passo indietro e dice solamente quelli che hanno il porto d'armi e dunque licenza militare. Storie e volti a prima pagina del Corriere della Sera, la lotta giusta e dimenticata contro le droghe. E poi ancora il rilancio dell'Ilva, investimenti per la crescita e poi ancora altre sanzioni per le bollette a 28 giorni. Queste le parole del presidente dell'Agcom Angelo Marcello Cardani al Corriere. La prima pagina parla anche di sport perché Fontana ora è triplete, decimo podio azzurro allo short track ai giochi, ha vinto la medaglia di bronzo, la terza medaglia per lei a queste Olimpiadi. E poi la Formula 1 è tutta rossa, la nuova Ferrari anti-Mercedes, se ne parla anche nella prima pagina del Corriere della Sera. Prima pagina poi di Repubblica, eccola qui, Italia senza governo, la paura dell'Europa, Juncker gela Roma, giù la borsa, Gentiloni dice nessun salto nel buio, questo è quanto riportato in primo piano sulla prima pagina di Repubblica. E poi ancora tutte le facce del voto, i programmi per quanto riguarda il lavoro, dai precari alle neomamme, le proposte dei partiti per rilanciare l'occupazione e poi il viaggio. Per quello che riguarda la città di Salerno, lucida artisti disoccupati, la città dello sceriffo De Luca sotto lo scacco di Di Maio. Si parla poi di cultura, torna al Louvre la bellezza rubata agli ebrei e poi lo sport, Arianna Fontana, terza medaglia e voglia di addio. Le idee e le brevi riportate nel taglio laterale di Repubblica, il matrimonio sbagliato di Angela e poi ancora le voci dei ragazzi di Guta e poi il più bel gol delle donne. Compie 50 anni, parla anche Camilleri che dice io salvato dal dialetto. L'approfondimento di Super 8 di Repubblica è legato all'Amazzonia, c'era una volta l'Amazzonia, i guerrieri della terra
ferita. Questa è la prima pagina di Repubblica Nazionale. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa. UE teme l'Italia senza governo. Juncker dice prepariamoci allo scenario peggiore, poi fa retromarcia, borsa giù, spread su. 10 giorni dal voto, il leader Movimento 5 Stelle dice pronta la lista dei ministri, donne nei posti chiave. Poi ancora il centrodestra invece diviso nelle piazze. La cronaca a Torino, scontri tra polizia e antagonisti per Casa Pound. E poi il 5 Stelle, il candidato spinto da Di Maio, indagato per riciclaggio a Siena. E la fotonotizia di prima pagina riguarda i profughi siriani, Siria, i profughi tra i profughi in fuga dall'ultima guerra. Reportage, 130.000 persone scappano da Afrin, dove in furia la battaglia tra le truppe di Assad e quelle di Erdogan. Si parla ancora del caos in Siria sulla prima pagina della Stampa. E poi ancora le brevi, i cani randagi che assediano le città del sud, serve subito un piano, l'inchiesta della Stampa. E poi ancora, volontaria in Kenya a 93 anni, partita da Vicenza. Le brevi dello sport nel taglio superiore, ecco la nuova Ferrari, nata per vincere il mondiale, Vettel dice è un'auto fantastica. E poi le Olimpiadi, la fontana straordinaria, lo short track è di bronzo, si tratta della 10ª medaglia azzurra nelle Olimpiadi invernali in Corea. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire, la meglio gioventù, Mattarella premia 29 ragazzi impegnati nel sociale. Il Papa dice ai giovani siate coraggiosi, non badate ai like. E poi l'approfondimento, appunto, il Presidente nomina alfiere della Repubblica chi si è distinto nel volontariato, il messaggio di Francesco per la giornata mondiale. Fotonotizia di prima pagina, digiuno e preghiera con l'Africa nel cuore, il venerdì di Quaresima dedicato a Sud Sudan e Congo. E per quanto riguarda il Sud Sudan, approfondimento a pagina 5. Donne rifugiate, vittime due volte. Invece, per quanto riguarda il Congo, cattolici in marcia contro il regime. La politica sulla prima pagina di Avvenire, la gaffe di Juncker dice Italia instabile, lo spread sale, il premier Gentiloni replica a Bruxelles dicendo la stabilità invece ci sarà. Le brevi nel taglio superiore di Avvenire, sede EMA, Olanda in ritardo ma non troppo, Milano perde punti. E poi ancora le carceri, riforma congelata, il CDM non vara le pene alternative. E per quanto riguarda la campagna, su appalti e rifiuti, asse tra Cantone e Procura di Napoli. Ansia poi Asia Bibi, dice il marito a Roma e viva solo grazie alla mobilitazione. Questa è la prima pagina di Avvenire. Torniamo ancora sul lavoro relazionale di ieri a Nettuno TV, perché il gruppo Unipol promuove il bando Culturability, ce l'ha spiegato Pierluigi Stefanini, presidente del gruppo Unipol e di Fondazione Unipolis. L'intervista è di Elisa Orlandi, andiamo a sentire. Per noi significa investire sulla cultura, investire sui giovani, investire sulla dimensione sociale, contribuire a far crescere nel territorio dei progetti che possano avere un valore che dura nel tempo, creare coesione tra le persone, anche di orientamento, di provenienza, di storie diverse, e fare in modo che attraverso la cultura si possa fare impresa. Quindi sono tutti elementi che composti insieme ci sembrano molto importanti. Le scorse edizioni di Culturability come sono andate? I progetti si sono effettivamente realizzati? Sì, devo dire che stiamo riscontrando un notevole interesse, una notevole partecipazione da parte di tanti gruppi di giovani sparsi per l'Italia, perché questo è un progetto che ha dimensione nazionale, e in particolare quest'anno lanceremo un lavoro di analisi sulla riuscita dei progetti che abbiamo sostenuto, cioè vogliamo capire qual è il grado di efficacia e qual è il grado di capacità di questi progetti di reggere nel tempo. Fino ad ora, da quello che abbiamo riscontrato, stanno reggendo bene, stanno crescendo, stanno ottenendo altri riconoscimenti, altre opportunità, stanno facendo rete fra di loro, dunque tutti elementi che aiutano questi progetti culturali che si occupano di arte, di musica, di creatività, di forme di artigianato che vengono riproposte, tutti elementi e in un mosaico molto bello e interessante. Chi si augura che vinca? Non lo posso dire, parte stasera il nuovo bando, vi sarà una selezione, c'è una commissione di esperti dedicata a selezionare i progetti da riconoscere, quindi è un lavoro che è in itinere. Vorrei aggiungere una cosa che ritengo importante: da quest'anno l'abbiamo avuto anche lo scorso anno, ma quest'anno è ulteriormente consolidato l'apporto del Ministero dei Beni Culturali, cioè partecipano con noi, ci coadiuvano, ci assistono e dunque collaborano alla riuscita di questo bel progetto.
Apriamo la pagina dello sport che titola Scontro totale, è il mondiale più bello, la rossa può partire alla pari, è stata presentata ieri la nuova Ferrari, andremo a vedere all'interno la foto con notizia di prima pagina del QS, mette uno di fronte all'altro Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in una sorta di sfida a braccio di ferro. E poi ancora Fenucci, la società in crescita, questo Bologna però può fare di più, dispiaciuto per il malcontento dei tifosi, la squadra ha potenzialità. L'Europa League, la Lazio esagerata, il Milan senza problemi, l'Atalanta sfortunata, il Napoli invece fuori con onore, i risultati dell'Europa League che a brevissimo andremo a vedere. La Virtus, il big match con Venezia, posticipato alle 20:30 del 4 marzo, la Fortitudo invece ieri regola Faenza in amichevole ancora e aspetta ancora il miglior Dimitri McCamey al Torre Verde, finisce 86-68 per la squadra bianco-blu. Eccola qui la nuova Ferrari, Ferrari super, farà tempi fantastici a parlare Vettel, Sebastian Vettel, eccola qui la nuova SF71H, tanto rosso, l'alo è una certezza, si corre per il mondiale, qua c'è la spiegazione della nuova SF71H. Sospensioni fiancate, posteriore stretto, rivoluzione invece per la Mercedes, la V09 ha sorpreso tutti, eccola qui invece la fotografia della nuova Mercedes con Bottas, però interrotto, diciamo così, bloccato da un inconveniente elettrico. L'Italia è da 10, decima medaglia che è arrivata ieri alle Olimpiadi in Corea, Arianna Fontana è bronzo nei 100 metri, di short track, e conquista la sua terza medaglia in questa edizione dei giochi. Per lei in totale sono 8 podi olimpici, è seconda alla sola Belmondo. Gli azzurri fanno cifra tonda e raggiungono l'obiettivo del presidente Malagò. Ora si può puntare anche alla top 10 del medagliere. Qui appunto la fotografia e l'entusiasmo di Arianna, che dice: una medaglia che vale tantissimo perché ho sempre faticato sui 1000 metri di short track. Per quanto riguarda i sei nazioni, scusate, eccola qui, c'è Francia-Italia, anticipo per evitare il cucchiaio di legno, squadra 0 punti, inizio questa sera alle ore 21. L'Europa League, il Milan vince 1-0 contro il Ludogorets con gol di Borini, il Milan dunque in serie d'oro, l'Atalanta invece la favola finisce sul più bello, fatale nel finale, l'errore di Berisha a 7 minuti dalla fine, dopo il vantaggio iniziale di Toloi al decimo minuto. Passa dunque il Borussia che fa valere il 3-2 dell'andata. Vince 5-1 invece la Lazio, tripletta di Ciro Immobile, passa il turno contro lo Steaua dopo l'1-0 dell'andata, invece Napoli ha un soffio dall'impresa, Sarri vince 2-0 a Lipsia, ma non basta, vista la sconfitta 3-1 di una settimana fa al San Paolo. Apriamo la pagina legata al Bologna, un futuro da scalare, l'amministratore delegato traccia la linea da seguire, a parlare Claudio Fenucci, Bologna in crescita anche se vorremmo di più, dispiace che i tifosi non siano contenti, pronti gli incentivi. E poi ancora, i ragazzi stanno dando il massimo, abbiamo però potenzialità superiori, in estate fisseremo nuovi obiettivi, nuovi budget e programmi, ora pensiamo a finire bene l'annata, siamo contenti del DS di Bigone, presto rinnoverà. Donadoni invece ha già il contratto e dunque sarà confermato il prossimo anno. Ha parlato dunque anche del Bologna in generale, del voto che darebbe al Bologna a questo punto della stagione, del bilancio di quello che è fino a questo momento la stagione dei rossoblu, Claudio Fenucci, allora lo andiamo a sentire ieri appunto anche su Nettuno TV. Difficile dare voti a metà stagione, il voto lo daremo alla fine, sicuramente c'è stata una crescita rispetto all'anno scorso per il modo in cui abbiamo interpretato alcune partite, anche il fatto di giocare partite in inferiorità numerica, riuscire a portarle a casa o talvolta reagire come è stato fatto a San Siro è un indice di crescita, ci sono dei miglioramenti in alcuni giocatori a livello individuale, c'è ancora da fare perché non siamo completamente soddisfatti di quanto fatto, perché pensiamo che le potenzialità del gruppo possono essere anche leggermente superiori a quanto dimostrato fino ad oggi, però ripeto, una cosa sono le potenzialità, una cosa poi è magari mettere in dubbio il fatto che l'impegno della squadra, e su questo ripeto posso garantire che sia in allenamento, ma ci sono i dati oggettivi, sia in partita, questo non è mai mancato.
Parliamo anche di basket, nuova missione Fortitudo, portare McKamey al top, il club crede fortemente nelle sue capacità. Ieri l'amichevole contro Faenza, l'Aquila si impone 86-68 con un allungo nell'ultimo quarto. In evidenza Rosselli, Chillo, Cinciarini ed Amici, 17 per Amici, 11 per Cinciarini, 15 per Guido Rosselli e per Matteo Chillo. La Virtus invece a Radori corre lunedì al lavoro con il gruppo, posticipato alle 20.30 il match del 4 marzo in casa dei campioni d'Italia di Venezia. E poi le minors di basket dilettanti, si parla anche di Castenaso e di Pontevecchio a pagina 10 di Bologna Sport del QS. Noi facciamo un piccolo break pubblicitario, al rientro continuiamo la rassegna stampa con tutte le pagine dei quotidiani di Bologna, con le nazionali e ovviamente con la pagina sportiva. Tra poco.